Salve ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi 24 ottobre, ore 19.52. Vi porto su, come opinione di Luzio, il duello tra Renzi e Bersani, anche se a me di politica non piace tanto parlare. Vi voglio dire, Renzi sta dibattendosi col garante dell'autority del PD per la violazione di quello che sono i regolamenti delle elezioni, delle votazioni all'interno del loro partito, chi deve essere il leader. I sondaggi danno Renzi che è superiore a livello di quota rispetto a Bersani, ma i bersanisti sono quelli che hanno lo zoccolo duro del partito, quelli che hanno la poltrona da più tempo, e Renzi vuole svecchiare il partito e gli elettori vogliono quello, gente nuova, volti nuovi. Bersani lo capisce ma cerca di ostacolarlo dicendo adesso di Renzi che tende a strumentalizzare queste elezioni arrogandosi il diritto di dire che si stanno violando le regole del dibattito e che quindi si appella a quello che è il regolamento di come devono essere condotte i ballottaggi delle primarie. Lascia a voi dire e commentare se questo è giusto o sbagliato. Io dico che solo Renzi si faccia avanti e che il voto della protesta, per quanto sarà canalizzato da Grillo o da quanti altri indipendentisti si candideranno, anche Renzi prenderà voce, perché dobbiamo svecchiare la classe politica, dobbiamo dare una frustata a questi come D'Alema che appoggiano Bersani, 40 anni stanno lì, con i vitalizi permanenti per tutta la vita, con tutti i benefici di legge, immunità parlamentare e con tutte le condiscendenze e compiacenze che c'hanno nel mondo politico. Basta, volti nuovi, poi magari saranno uguali ai vecchi, ma almeno diciamo basta con questi vecchi dirigenti che ci hanno stufato. Come possono riproporsi a ritrovarsi in quelle poltrone dopo 30-40 anni, dopo Tangentopoli negli anni 90, che non hanno cambiato nulla? Le Tangentopoli esistono anche adesso, le compiacenze pure, e chi ci incula i soldi? Noi che paghiamo le tasse, onesti lavoratori, e Monti ci dà la prova che ce li fa pagare sempre di più, non cambia. Allora vogliamo almeno cambiare, svecchiare questa classe politica, mettere volti nuovi, facciamocela adesso. E quindi appoggiamo anche Renzi a dire: Bersani, cosa stai facendo? Io mi appello sì al regolamento del ballottaggio delle primarie, tu violi quello che sono le procedure con cui si deve procedere a un dibattito interno del PD per chi deve essere il leader. Sì, ho questa paura, perché sappiamo a livello multimediale che tutta la vecchia guardia è con te, e la vecchia guardia che ha il monopolio dei mass media, dei mezzi di informazione. Allora prendiamo come allarme, lanciamo questo segnale, questo sasso in questa bellissima fontana di Trevi. Sono a Roma, ragazzi, vi voglio sul mio canale commentare e urlare a gran voce basta con questi vecchi bastardi. Arrivederci.